Parte? Va. Aspetta che lascio fare le cose, quelle del cartoncino. Mettiamo le candele. Oppure. Eh? Non so, dove si riprende meglio. Mettiamo le candele, però devo vedere da che parte. Non ci sta, eh? Qua. Ecco. Buono questo. Dopo come è pizzicato. Mettiamo le candele tutte, mentre Mauri ti fa sentire un po'... Mauri DJ, DJ Mauri si sta accompagnando, come nelle chiese si mette prima, ecco lì, lì nell'angolo, lì. No no bello, non proprio fino all'angolo, no no no, un po' più in là, sì benissimo, e continuo, sì. Che farò, pure, adesso ti metto le candele. Mettiamo le candele per una preghiera che ci vada bene questa vita, che ci, finalmente ci sia bella, sia una bella vita da vivere. Vediamo anche noi delle cose buone, delle cose belle, avere un nostro futuro, no? Come tutti. Non che pretendiamo che così almeno vediamo se non che pretendiamo chissà di avere chissà che cosa, però avere anche noi un altro futuro. Un futuro un po' meglio. Oh, ho messo la cosa del piano, che si vede qua. Sì, sì. Vuoi la... Aspetta, si vede bene, no? Madonna, questa cosa è satanica. Che scappano tutti. Che cazzo c'è qui? Dire qualcuno veramente spazzato. Che cosa c'è qui? Che cosa c'è qui? Che cosa c'è qui? Benissimo cari amici. E tra poco mi dedicherò a un altro. Adesso il youtuber Mauri sta improvvisando con lui. Che dice qua? Tu sai suonare un po' il piano? Sì, un pochettino. Dai, un po' più in piano. Fantastico. Allora sì, riprendi me quella... Quella che è la cosa, vedi? Se c'era qualcosa ancora un piano. Aspetta che adesso stacco qui la videocamera. Sì. Allora così prendiamo tutto. Riprendi sia le candele, un po' più in qua, che riprendi sia me che le candele. Madonna, così sì. Qua. Qua, da qua ti prendevo proprio tutto. Da qua ti riesco a prendere solo te. Invece di là prendevo tutto e tutto e pure sì, te. Sì, allora era più in là. Era meglio qua. Allora, se... Scusa. Fatto. C'è Gennaro Gennini, okay, che si sta improvvisando. Ecco, sta suonando il pianoforte. No, aspetta che questo lo lascio qua. Grazie. È una cosa satanica questa. Mi dice il maestro Peppe Vesicchio. Con l'aereo che passa. Benissimo, okay, cari amici, abbiamo fatto la suonata che l'ho chiamata
In dormiveglia mi sono svegliato e ho avuto queste parole, love on, che in italiano significa continua ad amare, che in latino, perché nella chiesa diciamo pure in latino, amor super. Quindi questa musica, questa giornata, io nel video lo chiamerò amor super, in dedicazione alla fede in senso generale. Perché comunque molti dividono, viviamo la vita reale, dividiamola da quella che è il soprannaturale. Non è vero, perché il soprannaturale fa parte del reale, cioè è possibile dividere le cose. Chi le divide comprende poi che sono fattori indivisibili dell'altra vita. Ecco che quindi noi siamo attratti dal mistero non per una mania del mistero, ma perché sentiamo che il mistero fa parte dell'altra vita. È incredibile, è vero. Panoramica, poi così. Panoramica è una cosa così. Minchia la chiesa qui. Questo costiera che è anche di qua, così. Ok, questa è panoramica. Benissimo. Okay. A dopo, cari amici. Ma è andato. Che mi sono trovato. Questo c'è un regalo lì. Se gli piace Stefano, della regalo. Poi vede lui. Praticamente è una statuina è un carabiniere. È praticamente del carabiniere di Pinocchio, deriva dalla cosa di Pinocchio. Forse. E questo era il carabiniere di Pinocchio, ecco. Ah sì. E prendici pure da. Se a Stefano gli piace, la lascio. Bene. È artistica. È una cosa artistica da mettere, ma che roba? Forte, non la metto alla forza. Sì, sì. No, è una cosina fatta da un artigiano. Non so tu? Qua che fatti. C'è pure il corvo in testa. Bene, ciao cari amici. Ciao a tutti, ciao, con questo regalo. Ok. Bella così. E cari amici, sopra le nostre teste, sopra lì, c'è il cosiddetto spartito del diavolo. In realtà è praticamente un'antica musica. Chiaramente alcune parti si sono perse e da quello è venuta la leggenda dello spartito del diavolo. In realtà nessuna musica è del diavolo, la musica è qualcosa per portarci al sacro, quindi la musica volendo è sempre divina, non è da vedere. E anche nelle forme dark, scure, se vogliamo infernali da fare, è sempre, io dico nella vita, la parte di comprendere, sapere, vedere che esiste l'inferno ci può aiutare ad andare verso una cosa buona, verso il paradiso, perché anche il timore dell'inferno può portare verso il paradiso, quindi può essere una cosa buona. Bene. Faccio vedere una. Bene, bene, bene. Sì, sopra. Che archi, è tutta a mano fatte queste. Ora. Tutta a mano. Bene, continuiamo, eh. Brutta, è una cosa buttata così, è proprio una cosa brutta. È proprio vero, è una cosa. Perché quella è tutta a mano, disegnata a mano, quella roba, le colonne. Sono robe che fate bene. Fantastico. Tutte fatte a mano. Vedi le bimbe, il baco, vedi bene. E questo è il cosiddetto spartito del diavolo. Sì, infatti. Che dicono suonato al contrario, in realtà è la musica antica che se l'ha persa una parte. Però vedete che adesso, mano a mano, quelle note musicali quasi si intravedono, più che altro si era persa dietro una parte di intonaco.
E qua lo spartito, diciamo. Si conserva, per essere in abbandono si conserva ancora bene. Okay. Ecco una bella foto. E andiamo a visitare anche dietro l'altare. Facciamo già i lavori. Dietro l'altare abbiamo delle colonne rischiarate dalla luce delle candele, incredibile. Un segno mariano. Qua hanno fatto bivacco. Qui cercavano di entrare da varie parti quando avevano chiuso la chiesa. Qui è una parte che dà sul bosco. Qua un'altra parte da cui entravano quando avevano chiuso la porta principale. E benissimo, cari amici. Bene, dalla chiesa allora devo fare, scusa Stefano, solo un salutino. Bene, cari amici, adesso si continua. Ok. Da Gennaro Gelmini, Stefano Urbez Urbana e youtuber Mauri Urbez Vlog. Ok. Fantastico, a quest'ora fantastico, il pomeriggio. La luce, la luce e la natura, qui alla chiesa. Ok, faccio un attimo. No, no, sì, adesso è tutto buio lì dentro. Fantastico. Vedono le candele, penso che ci siano altri colleghi. Ma se noi invece un periodo che abbiamo detto le 7 salve, come facciamo? Bisogna chiamare. Comunque adesso uno pensa veramente che c'è qualcuno, perché vedono le candele. No, no, te lo dico che non entra. È 66. Qui nei boschi sottostanti la Madonna delle Vigne, che è anche un ex campeggio. Ciao Madonna delle Vigne, a presto! Cari amici, ci troviamo pure all'interno di un casello ferroviario. Un casello ferroviario che era dipinto di giallo, però giallo paglierino, come si utilizzava per il biondo dei campi di grano, come anche il riso quando viene tolta l'acqua dopo la raccolta, quando si raccoglie il riso. Allora quel giallo a quei tempi, certo, era un modo per un colore giallo paglierino che rimandava al lavoro dei campi, quindi il bello della campagna, e si metteva soprattutto all'interno delle case, ma anche all'esterno, si usava, era di moda, perché combaciava bene con la natura. Che roba qua. Cari amici, alla fine è caduta la macchinetta di sotto, quindi sono venuto lo stesso a fare il video qua sotto. Ragazzi, si può venire qua sotto se si rimane vivi? Sì. Sì, c'è la cantina, ci sono dei resti. Cadendo la macchinetta mi sono ritrovato qua sotto, cioè a fare il video anche qua sotto. Ci sono delle ragnatele giganti, dei resti di lampade, vedete se si riesce a vedere, dei resti di lampade. Così, una parete di mattonelle di lavabo. Aspetta. Mauri, tieni tu magari la mia, sì, adesso sì, magari. La mia. Accidenti. Allora, ecco, tieni tu la mia. Mi tengo tutte e due. E faccio il video con la tua, faccio vedere anche di là. Porca ecco, puttana. Ma pazzesco, cosa mi becco? Le ragnatele.
Comunque, cari amici, posso figa. Cosa c'è? Un ragno morti. Cosa c'è? Ci credo. Morti. Ci credo. Pazzesco. Comunque qua abbiamo queste parti con praticamente tutte le, con un grosso lampadario rotto. Sì. Stefano, ci sei? Urcudu. Ok. Se uno dorme la notte nessuno si accorge che c'era. Mica, oh. Non si vede una mazza. Bene. Bene. Ed ecco. Puoi fare? Siamo tutti qua sotto. Mi è caduta la macchinetta, Stefano, prima. Allora sono sceso con Mauri. Mi è caduta dentro la macchinetta. E siamo finiti qua. Oh, faccio una foto qua sotto. Dai, vieni. Caspiterina, ma cos'è che? Ma è caduto qualcosa da sopra, vabbè. Io è incredibile che siamo riusciti a venire qua. Guardate che roba! Pazzesco! Incredibile! Ci accendiamo a salire, Ci accendiamo a salire perché io salgo a un certo punto. Qua si mettono a fare foto dark. Ma che cazzo di foto dark! Che roba! Guardate! E qui insomma abbiamo le parti poi che un pochino abbiamo visto anche prima. C'è il bagno, la cucina, c'è qua. L'uscita qua. Bene. E cari amici, benissimo, poi abbiamo visto anche la scala qua per scendere giù. Bene così. Scala qua. Ok. Bene così, ciao, a presto, okay. Abbiamo continuato. E facciamo i complimenti a YouTuber Mauri che è riuscito ad arrivare a 1000 iscritti. YouTuber Mauri, Urbex Vlog, 1000 iscritti al 10 febbraio 2018. Perfetto, Mauri. Sono contento, sono contentissimo e avanti così, speriamo ottimo bene, siamo risultato. Stanchissimi.